Per entrare, non so, all'AMAT, all'acquedotto, all'AMNU, alle aziende municipalizzate, la famiglia si poteva interessare per gente del quartiere oppure... Proprio per questa materia che lei mi sta domandando, ci voleva Totò il senatore, Totò Chieco, era tutto in mano. Per la rimanenza tutto si riferiva a Ito, come mi riferivo pure io per mio fratello. Lui era un uomo in mezzo alla politica e tutti questi lavori l'aveva in mano. Come infatti tutta la maggior parte, per la munnizia, per l'autista nell'autobus e per l'acquedotto l'aveva tutto in mano questa operazione, tutto Ito faceva giastro. Ma e come poteva fare? Perché era in mezzo a tutti questi argomenti in campo politico, ci facevano in votazione, la manteneva il partito, allora lui per questi argomenti non c'erano problemi. L'unica persona che avevamo era Salvatore Greco, senatore, per questa materia. È venuto meno lui, quindi vi è venuto meno la possibilità di sistemare delle persone? A me per esempio mi venne, io ho un frate più che mia, chi? Giorgio. Lo doveva fare entrare all'acquedotto, se no all'AMA, si diceva sempre se, ma si vede che già covava qualcosa di sotto, e mi fate me lo so menzionare, comunque non è importante. Ma un uomo d'onore, quindi un uomo d'onore poteva entrare in queste Ma aziende. In uomo d'onore ne abbiamo tanti, diciamo Nizza, c'è l'acquedotto e altre parti. E chi sono, ce li dica? Abbiamo Pullarà, abbiamo i Pesce Felipe. Pullarà chi? Perché Pullarà Giovan Battisti, abbiamo... E dove è impiegato? A Monnizza. Dove era impiegato? All'AMNU, intende l'azienda municipale. Non so come si chiama. Lei poco fa alludeva al periodo delle elezioni, sì. Perché nel periodo delle elezioni viene un'attività particolare del capofamiglia per procurare voti oppure no? Se fanno bontà, la politica non ci ha mai interessato, anfine che era vivo. Perciò le altre famiglie, poi abitavano in votazione, le hanno buttate a chi, su ricetto fare cucine, tuo parenti, e davano in votazione a chi ci interessava. Ed era un beneficio in cosa nostra che si faceva. Perciò si facevano i partiti che non volevano. Questo succedeva ogni anno. Dall'80 a venire qua non lo so più se è successo. Quindi questo antecedentemente, lei fino all'80 può... Sì. Quindi, e questo aiuto era disinteressato? No, era proprio disinteressato personale, per esempio se venivano da bontà, non aveva nessun interesse. Dopo quando c'era bisogno di qualcosa, se aveva il senatore aveva tutti i strati aperti. Poi c'era Travaglio, aveva tutto in mano, controllava tutto. Ma l'organizzazione aveva bisogno dell'uomo politico? È chiaro, in certe cose, per esempio c'erano, si colpisce di una nella banca o... Se quando uno macina in mannarina e c'è un movimento da ci sono belle meleaite, invece ci sono belle giri di meleaite, la parte del sato, la parte fabbricate, già si guadagnava in beneficio. Storno avrebbe chiesto dei favori a suo fratello Salvatore, sì. Detto anche il senatore. Esattamente, ora chiariamo questo punto pure, signor Presidente. E ci dica, no, il contorno ha ammesso di essersi rivolto a suo fratello, detto il senatore, di averle chiesto, mi pare per un fratello, se la memoria non mi inganna, ecco, per il fratello Giorgio, di farlo impiegare. Questo ha detto. E non avrebbe avuto nessun esito. Esatto. Lei che ci può dire su questo? Non le posso dire questo. Siccome mio fratello da ragazzo si è interessato di politica, è che se nasce il senatore, tutto qui. Si è interessato di politica però a livello locale, lì a Crocevede Giardino, dove sono... Tutte democristiane, tutte indistintamente democristiane, perché dopo la liberazione che si incominciò a votare, tutte, perché vota? Pu signoruzzo, e tutte si sono adeguate, e tutte si sono incanalate, pu signoruzzo votano, e votano per la democrazia cristiana. E mio fratello per 40 anni si è interessato della democrazia cristiana. Sì. Ma non per interessi di egoismo personale, perché noi all'infuori del nostro mestiere di zappare e raccogliere i mandarini non abbiamo altre attività, solo questo. Non abbiamo appalti, non abbiamo costruzione, non abbiamo attività di nessun genere. Ma per favorire qualcuno, bisognoso. E favorire? Allora, se uno favorisce il prossimo, non torniamo so. Torniamo al contorno. E il padre del contorno... chiedeva un posto fino per suo figlio. Ah, il padre di contorno. Il padre, sì, il padre chiedeva un posto fino per suo figlio, un ragazzo che aveva la quinta elementare a sé, no, e voleva un posto fino. Un posto fino non riesco a capire che significa, con una bella poltrona, un bouquet di fiori, una segretaria accanto, non so cosa per sé. Chi lo sa?
Ma qualcuno, lei sa di qualche episodio per all'uso, ha fatto un'allusione, ha parlato di mandarini, di contributi della Comunità Economica Europea. Le mandarini ce n'era una specifica quando macinavano i mandarini nelle favariette, o quando macinavano la bagheria non segnaiello. Lei per macinavano intende la distruzione dei mandarini per conto... Sì. Ce n'arrivava Luca Sciona, erano 100 casciona, perciò chi era una truffa bella preparata, l'aveva con l'aveva, ma non lo intende mai. Aiello, il signor Michele Chieco, l'avevano loro la posizione in mano, non già aveva un camion con 4 casciuni, erano 100 casciuni, era una truffa, i migliaia di lasci la trasevano, perciò si arricchero con facilità pure in merito. E lei... Io ho avuto un particolare che aveva un cugino che avrà 30 anni, 35 anni, nella mia vita l'ho visto 3 volte, che figlio di una sorella di mia madre. Una volta venne il signor Michele Chieco e Michele Saccone, con Michele Saccone, Orazio. Ah, Orazio. Via Santa, capo di Cina e Santa Maria di Gesù. Allora, se con Orazio veniva chiamato Michele. Michele non lo chiamavamo, Orazio non disse accartamente, ma io sempre Michele l'ho chiamato perché conosco per Michele. E c'era il suo mio cugino che faceva dottore agrario. E allora io per dire mio cugino ci disse, ma io non lo conosco, ci disse, nella sua vita non avevo visto qualcosa, perché è una persona politissima. Io ci appaghiere a parlare a bagheria, un fattore faceva passare i cambi, chiude se lo vuoi. Mio cugino dice, ma che stai dicendo? Perché è una persona molto corretta. Ci sono fagito, ho discipano pure la tesi, ma io dico perché mi stanno a parlare la tesi se sto travagliando onestamente. E non so come è andata a finire perché dopo non ci può chiudere. Quindi doveva chiudere gli occhi nel senso che la quantità di mandarini... Quelle che dicevano loro dovevano fare in poche parole. Secondo Contorno c'era un certo favoritismo tra lei e Michelangelo Aiello sul campo degli agrumi e in particolare la distruzione degli agrumi di Michelangelo Aiello si sarebbe fatta nel fondo Favarella, mentre la distruzione degli agrumi del fondo Favarella si faceva a Bagheria. Tra l'altro credo che ci sia anche un procedimento penale che la trova coinvolto, credo, in questa situazione, di truffa ai danni della CEA assieme a Michelangelo Aiello. Ma quando mai? Non c'entra proprio niente questo qui, signor Giulio. Io le rappresento quali sono gli elementi. Sì, ma non esiste. Ma io le posso dire una cosa, che il macero in azione l'annata, spero di non sbagliare, ma comunque ci saranno i documenti, anche che io sbaglio la data, ci saranno i documenti. Il macero iniziò fra l'annata 75 e 76. Prima di iniziare venne una commissione lì a Favarella per vedere se il posto era buono per fare questa operazione. Allora il posto piacque e vennero lì a fare il macero. Infatti collocarono un bilico che esiste ancora lì. E che c'era una commissione di tantissime persone, c'era la finanza, c'era la prefettura e non so gli altri, ma era una numerosissima commissione che si consegnava la merce delle varie cooperative che portavano la merce lì. Il camion saliva sul bico, lo pesavano, controllavano la merce, facevano il buono e ognuno se ne andava per i fatti suoi. Tutto qui. E poi, dopo mese e mese, veniva pagata questa merce. In che cos'è questa truffa? È nel calcolo del peso della merce distrutta. Ma come potevano truffare con una commissione di tantissime persone, tutte ladre allora erano? Scusa. Prefettura, finanza, pure la finanza diventò ladra per Contorno. Tutte, nessuno c'è più onesto. La commissione presiedeva ad ogni... Ma a questo punto si deve arrivare. Tante ragioni e tante persone potevano andare. Ecco, diamo atto sapere. Allora, ecco, una nuova situazione di Favarella, estremamente importante, che può essere conosciuta da chiunque, proprio perché lì una serie di camion, interminabile purtroppo per la nostra economia, portava questi agrumi da distruggere. Io volevo chiedere, questa commissione presiedeva ad ogni distruzione di agrumi? Presiedeva l'intera commissione ad ogni distruzione, pesatura, eccetera? Sì, c'era la commissione per la pesatura e per il controllo. C'era la tutto. Commissione e prima di distruggere venivano pesate? Sì. Prima in presenza della commissione? Venivano pesate. E poi lei potrà vedere benissimo. C'è un passaggio, c'è il bilico, il camion si effettuava la pesatura
e poi davano ordine, puoi andare a scaricare, e andava a scaricare e rilasciavano un vuoto. Ma che erano tantissime persone, non era una persona sola che si può pensare che chissà quello che faceva, ma tantissime persone, finanza, prefettura, ispettorato agrario e altri che io non ricordo, non mi interessava sapere. Ma esistevano registri, delle annotazioni delle singole pesature degli agrumi? Esistevano delle annotazioni, dei registri dove venne annotato queste... Si metteva il peso e il nome della cooperativa, io ricordo, sa. Poi se particolare io non... Nel buono? Nel sì, buono. Sì, rilasciavano un buono per il peso. E loro non prendevano nota di questi buoni che rilasciavano? Sì, allora restava, restava la ricevuta, c'era un blocco. Allora restava il blocco e davano la ricevuta al proprietario. Così veniva fatto. Comunque lei ha conoscenza se nel fondo di proprietà di Michelangelo Aiello a Bagheria c'era un uguale posto addetto a questo stesso bisogno? No, le proprietà di Aiello io le sconosco completamente. No, non, forse non sono stato chiaro. Cioè, così come hanno scelto Fondo Favarella per lo schiacciamento, per la distruzione degli agrumi, sì, sì. Lei è a conoscenza se anche presso Bagheria c'era un posto dove schiacciavano gli agrumi? Ma se non mi sbaglio era a Bellabate, ce n'era un altro, credo. Non sono certo, a me non interessava, ma credo a Bellabate. La svolta nella strategia di Cosa Nostra si deve all'ascesa ai vertici della mafia di Michele Greco. Con il Papa della Mafia a capo della cupola, l'organismo direttivo dei clan siciliani, la mafia imprenditrice, impegnata nella speculazione edilizia e nel contrabbando, lascia il posto, dopo anni di guerra e centinaia di morti, alla mafia dell'eroina. Gli ingenti profitti del traffico degli stupefacenti e la necessità di preservarli ad ogni costo spingono la piovra ad alzare il tiro. Muoiono rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della magistratura. Greco gestisce questo passaggio. Fino all'82 è un insospettabile ricco agricoltore della Conca d'Oro. Su di lui indagano il vicequestore Ninni Cassarà e il giudice Rocco Chinnici. Riesce a fuggire prima di cadere nella rete degli investigatori. Nel rapporto dei 162 che disegna i nuovi equilibri di Cosa Nostra, spiega le origini della guerra di mafia e individua i nuovi capi dell'organizzazione. Greco figura insieme con Bernardo Provenzano e Salvatore Riina. Con loro tutti gli altri boss delle famiglie siciliane: Pippo Calò, Pino Greco, Giovanni Battista Pullarà, Benedetto Santapaola, Salvatore Greco, Mario Prestifilippo. Viene catturato il 20 febbraio di 2 anni fa in una zona inaccessibile delle campagne del Palermitano, grazie ad una soffiata. Da 10 giorni era cominciato nell'aula bunker del carcere del Lucciardone il primo storico processo alla mafia. Tra i 475 imputati c'è anche Greco. Come capo della cupola è ritenuto il mandante di 78 omicidi. Per questi reati è stato condannato in primo grado all'ergastolo. Parliamo dei suoi ricordi italiani. Sì. Quando lei era in Cosa Nostra, il capo della mafia di Cosa Nostra italiana, di Cosa Nostra siciliana, sì, era Michele Greco. Sì. Chi è Michele Greco? Michele Greco, tanto per mettere a conoscenza tante gente che non lo sa. Michele Greco era un figlio... Suo padre ci dicevano Pedro Tenente soprannome, perché? Gli dicevano? Pedro Tenente soprannome, perché era un infame, però non un infame di un carabiniere o un poliziotto, perché quello fa il suo lavoro. E per noi, per la malavita, uno vede un carabiniere o un poliziotto, per noi quello è un carabiniere o un poliziotto, è tutto regolare. Per noi detta infame è quando una persona sente di essere importante, un uomo d'onore importante, invece è un infame. Questo l'ha detta infame, cosa il significato dell'infame. Il padre di Michele Greco, agli anni 40, 45, 50 che si erano bruciati, aveva dei figli e loro sono discendenti di questi Greco, della famiglia di Michele Greco, sono di Crocevede e Giardino. È un paese al limitare con Ciaculli, mentre i figli dei fratelli di Michele Greco venivano a Ciaculli in una festa da Ciaculli, da Crocevede e Ciaculli, hanno avuto una lite in chiesa, c'era la festa, hanno avuto una lite, la prima, è stata per una sedia. Quando hanno avuto la prima lite è finita là. Mentre i ragazzi di Michele Greco, i fratelli di Michele Greco, i figli di Pedro Tenente, da Ciaculli se ne andavano a Crocevede del Giardino, hanno avuto la seconda lite, la seconda rissa. Nella rissa è morto un figlio di Pedro Tenente, fratello di Michele Greco.
A questo punto è nato il morto, è successa una guerra. In questa guerra il padre di Michele Greco ha fatto parte civile verso questi Greco di Ciaculle e altre persone, un certo Salvatore Toto di Pace, un certo Pezzo Greco di Ciaculle, che erano fratello di Cicchitiede, mio padrino di Ciaculle, e ci hanno messo la parte civile. In questa parte civile sono andato a finire in tribunale. Queste ci sono le carte che parlano, se voi li cercate li trovate, il tribunale di Palermo. Allora hanno fatto il processo, questi quattro imputati hanno preso 120 anni di carcere, e questo è il padre di Michele Greco, l'infamone. Michele Greco è un grande infamone perché è figlio di Peduto Niente, e Michele Greco non doveva diventare il capo di Cosa Nostra. Michele Greco parla di altre gente infame proprio Michele Greco, sia di razza, perché dei Greco di Crocevetto Cetin, e non quelli di Ciaculli. Quelli di Ciaculli erano veramente degne, oneste persone che facevano del bene. Poliziotti non ammazzavano, ammazzavano magistrati, non ammazzavano carabini. Questo era Totò Cicchitiede, il grande mafioso della Sicilia, che comandava la Sicilia, è morto nel suo letto, onorato. Ma lei queste cose su Michele Greco le ha scoperte ora, oppure quando faceva parte di Cosa Nostra? Io queste cose l'ho scoperto, no ora, l'ho scoperto quando sono entrato a far parte di Cosa Nostra, perché io da ragazzino abitavo a San Ciro, una borgata vicino a Ciaculle, e da Greco Salvatore Cicchitiede c'ero di casa, da ragazzino. Dopo sono diventato figlioccio, dopo sono diventato uomo d'onore, e allora le cose sono venute tante tempo fa fuori. Eppure nonostante... Però hanno coperto le cose perché erano cugine di Totò Cicchitiede, essendo veramente un uomo di grande valore, bene, ne faceva tanti, non ammazzava poliziotto, non ammazzava magistrato, perché dice ne ammazziamo uno, ne vengono 100, quelli fanno il suo lavoro, siamo feste se noi ci facciamo arrestare. Era una teoria logica, invece oggi ammazzano un magistrato per terrorizzare la gente, fare paura, ma l'ultimata, la Cosa Nostra non era questa. Ho capito, quindi lei dice che con il nuovo corso, sì, di Michele Greco sono cominciati gli omicidi, quindi la responsabilità è sua. Sono cominciati gli omicidi, sono cominciata la gioca, Michele Greco è un grande trafficante di gioca, io a Michele Greco ci compravo la morfina, Michele Greco mi dava i soldi, Michele Greco ci andero di casa, ho chiesto tante volte di fare un confronto con Michele Greco e non è stato possibile, non ho capito perché. Perché? Cosa mi dicono? Perché mi dicono che io a Palermo fare un confronto non ci vengo, ma in altre parti del mondo io con Michele Greco voglio fare un confronto. Cosa vuole dirgli? Ma io di Michele Greco avrei tante cose da dirci, però se mi fanno fare il confronto ho tante cose nuove da dire. Però nessuno, vedo che ci interessa. Le cose nuove che io vorrei dire per Michele Greco, nessuno ci interessa. Si vede che c'è che lo aiuta tanto. Cosa vuol dire? E lo aiuta tanto, perché se io mi incontro con Michele Greco ho tante cose nuove da dire. Perché vedo, io l'ho detto pure in America ai signori magistrati, ma signore magistrate non lo so perché non mi fanno fare l'incontro. Ma non mi pare che ci possano essere sospetti su Giovanni Falcone. No, senta, io non voglio illudere né Giovanni Falcone neanche gli altri, però io non riesco a capire, quando dico io ho cose nuove, omicidi da poter dire nuovo verso Michele Greco, perché non mi fanno fare un confronto? A chi l'ha detto questo? Ma l'ho detto ai magistrati che sono venuti a New York. Cioè chi erano? Era, se non ricordo male, il presidente era Pensivalle e altri. Penso che queste cose verbali ci sono, si possono leggere quando uno vuole. Come è diventato capo di Cosa Nostra Michele Greco? Michele Greco è diventato capo di Cosa Nostra perché in quel periodo c'era Totò Cicchitiede, sarebbe mio padrino, Salvatore Greco, quello di Ciaculle. In quel periodo comandava lui. Dopo c'è stata una grande associazione a Palermo. In questa associazione sono andati tanti latitanti, uno dei quali mi... Salvatore Cicchitiede. Vuole dire un processo per associazione a delinquere? Sì, un processo per associazione a delinquere. In quel processo per associazione a delinquere sono andati via latitanti. Allora Michele Greco è ancora un personaggio pulito, normale. Quelli latitanti gli hanno dato la carica a Michele Greco. Ma no, che era un personaggio che per bisogno l'hanno dato a Michele Greco per rimanere a Ciaculli. Quindi Michele Greco ha preso il posto di Salvatore Greco? Salvatore Greco. Mio padrino dall'Italia se n'è andato in Venezuela e Michele Greco è rimasto il pupillo della Sicilia e tutti i carichi ci sono fatti fuori. Non è che era il personaggio veramente adatto e giusto, per emergenza gli hanno messo a lui. Quando era capo di Cosa Nostra, cosa gestiva Michele Greco? Michele Greco gestiva tutto, perché sul campo, prima la Cosa Nostra la gestiva lui, la comandava lui, i paesi d'intorno alla Sicilia. Lui era il grande capo, allora se dovevano fare per esempio un capo a Catania, lui andava, faceva la riunione in fondo Favarello o altre parti,
e decideva se a Catania ci doveva mettere o Santa Paolo o Pippo Calderone o Nino, o Giuseppe o Nino Calderone, per esempio Nino, perché prima il capo di Catania era Giuseppe Calderone. Dopo hanno deciso della morte di Pippo Calderone e hanno messo a Santa Paolo, perciò lui reggeva la Sicilia e l'intorno della Sicilia. Lui era il capo primario della Cosa Nostra. Dopo sul campo di gioco lui la manteneva tutta, perché in tutte le parti c'erano riunioni e lui c'aveva i soldi. Metteva, investiva, manteneva i contatti con tutti e lui faceva una riunione, la decisione dei morti, per esempio dovevano uscire un capitano dei carabinieri o un magistrato, facevano la Cosa Nostra. La cupola riuniva tutti i capoccioni e decidevano la morte. Perciò lui, il vaso principale, era il capo responsabile di tutto quello che succedeva. Quindi, non succedeva un omicidio se prima non era... Prima di tutto, per fare un omicidio in una borgata, prima era libero. Ogni capo poteva fare il suo omicidio nella sua borgata. Siccome era facile fare un omicidio, un capo diceva voglio ammazzare quello per una fesseria, va ammazzato. Invece dopo c'è stato un periodo che prima di ammazzare uno si doveva portare al consiglio la cosa. Dice dobbiamo ammazzare uno perché c'erano altri motivi. Si dovevano dimostrare i motivi ed ora si dava l'ordine di poterlo fare, di poterlo ammazzare. Quindi lei sta dicendo che tutti gli omicidi, sì, dei politici, sì, e generale, dei carabinieri, generale, dei poliziotti, dai magistrati, tutte, anche da un civile, da una persona di Cosa Nostra, hanno avuto il sì di Michele Greco. Tutto di Michele Greco. E lui diceva no, non poteva avvenire. Senta, Zazza, Nuvoletta e Bardellino. Lei mi ha detto che Nuvoletta non le ha mai conosciute. Non conosco né Zazza, non conosco Nuvoletta, non conosco Bardellino, non li ho mai viste, non li conosco e non ho motivo di conoscerle, signor Presidente. Sì, tuttavia un certo Pasquale D'Amico che dice che l'avrebbe incontrato a Marano presso i Nuvoletta. Ma quale Nuvoletta? Lei non ha mai conosciuto? Non li conosco, signor Presidente. Sì. Anche Contorno sostiene che lei di averlo visto nel 74 e nel 79 l'avrebbe visto. Signor Presidente, tutto quanto ha detto Contorno io dimostrerò a questa Corte, non con parole, con fatti, che fatto. Però la Corte mi deve concedere questa grazia. Dobbiamo andare sul posto. Non basta qui che io spieghi, non è sufficiente. Lei mi deve concedere questa grazia. No, grazie dobbiamo a lei. Dobbiamo andare sul posto e io cosa ingresso. Per cosa. Va bene, le dimostrerò chiede praticamente che uno... Contorno è falso. Un sopralluogo è della un corte. Gran bugiardo, questo. Ci parli di quello che lei sa sull'omicidio di Bontate, come si è verificato? L'omicidio di Bontate era il suo compleanno. Io un giorno primo ci avevo andato a fare gli auguri. Io avevo un mandato di cattura per sequestro di persone e avevo 26 anni addosso. Io in quell'occasione non sono andato alla festa, ma ci sono andato un giorno prima. Ci ho fatto gli auguri perché avevamo un'amicizia molto intima. Allora l'indomani c'era la festa, non ci sono andato. Nella festa ci sono state tante di quelle persone, tante. Perciò non lo iacono come base principale, perché era un sotto dirigente della situazione in quei periodi. Fratelli Pullarà e tanti altri, il lucchese Giuseppe che apparteneva alla famiglia di Michele Greco e tanti altri, hanno preparato la gabbia perché io la festa la fece non so di. Dopo la sera di se ne è a casa, a ieri a vedere la famiglia dopo una giornata che era la sua festa, dare un piacere alla sua famiglia, 10 minuti, mezz'ora che sa. E già subito lui aveva le persone nella sua famiglia che ci portavano le battute che aiutavano a casa. Appena uscire a casa, carra di avvettero, ci arrivavano, appena arrivava il semaforo, arrivava lui, ci fece una festa. E chi soffriva fece il Bontate? Ma il Bontate aveva ordinato un'automobile blindata? Bontate, il fattore della macchina, l'avevano ordinato perché c'erano del brutto umore in giro, proprio perché avevano tutta la gente contro. Allora non era un ragazzino, Bontate si guardava le palle, non faceva del male. E avevano ordinato delle macchine. Però queste macchine sono arrivate purtroppo quando la morte è successa già a Moitiriti. E chi se l'ha presa questa macchina? Una Saviglione Serile e una Saviglione Moterese, quando la moglie già dimontata. Però all'Inserillo non servì molto perché fu ucciso lo stesso.
Inserirlo era, come ci disse poc'anzi, era giovane, ancora di Cosa Nostra, non era un uomo maturo per poter mantenere Cosa Nostra, perché se ammazzandoci un grande amico, se ne va qua, se ne va con la macchina bendata, è finito il mondo. Pensa che una macchina bendata possa salvare tutto. Purtroppo finiva a finire Rosucci. Quindi, Bontate, quando venne ucciso, come doveva andare in campagna? Quando fu ucciso Bontate, aveva dovuto dare la campagna a casa sua, in via Villa Grazia. Sette mensori, onore che è stato con la famiglia e sinì. Davanti a lui c'era un certo Stefano Di Gregorio, con 127 pure di bontà, e faceva di battesato per aprire il cancello. Nella via Loi c'è il semaforo. Di Gregorio è arrivato a passare, Bontate no. Di Gregorio è arrivato in campagna a aprire il cancello, Bontata, appena arrivò il semaforo, mentre era fermato il semaforo, è molto buono. C'è pare va a finire all'incrocio, è arrivato a soppassare. Asciata. A lei queste cose che gliele raccontate? Questo, tutti i discorsi sono fatti di Mimmo Teresa. Allora cosa è successo? L'uccisione di Bontà, è ritornato il Di Gregorio che era avanti, non vedendolo più arrivare. Appena arrivato a vicino, la macchina gli fare accese. Parla più adatto, cioè più, meno concitatamente, se è possibile. No, ma è un'abitudine, non sono concitato, sono calmissimo. Sì, voglio dire meno rapidamente. Allora. Sì. E allora quando questo è ritornato, ha visto la macchina urtata verso il muro, con la luce accesa. È sceso, ha aperto lo portello di lato destro, c'è la macchina, la traversa sulla via Loi sale così. La macchina è andata a fine sulla sinistra. Lui apre la porta sulla destra e va per salire nella macchina, ma siccome il Bontà già con l'uccisione che ha avuto lui in macchina, era sceso sui sedili. E il sangue ci cadeva sul seggiolino e sulla pedana del passeggero. Appena salito ci ha messo il piede e rimescia tutta la fronte del piede di Gregorio, ha visto che era morto, ha preso la macchina e se n'è andato. Per non incorrere contro la polizia, guai. E questa è la morte di Bontà. Andiamo ad altre persone. Lei ha conosciuto Bontate Stefano? Sì. Conosceva il padre. Il padre 40 anni fa veniva a prendere gli innesti da noi del famoso mandarino tardivo. Perché questo mandarino tardivo, questo prodotto eccellente che è stata una provvidenza sia per noi sia per tutta la borgata, spuntò in casa nostra e infatti il padre di Stefano veniva a prendere gli innesti da noi. Era un conoscente di papà e io ricordo benissimo sia Stefano che Giovanni con i pantaloncini corti che venivano col padre. E li conosco. Che rapporto ha avuto con Stefano? Stefano Bontate? Il povero Stefano veniva spesso da noi. Siccome da noi c'è una riserva, che c'è la più bella riserva che ci possa essere in Sicilia, veniva spesso a allenare i cani. Per cacciare infatti, conigli? Per cacciare conigli? Per cacciare conigli? Sì, allenava i cani, siccome aveva grande passione per... Dico, la riserva è naturalmente sì, un è po' una per riserva tutto. Di conigli, sì. Soprattutto di conigli? Soprattutto di conigli. Poi durante la passata delle quaglie ci sono le quaglie. Per il Venerdì Santo, giorni prima della disgrazia, eravamo assieme e siede con me fino a sera lì a Favarella per il Venerdì Santo, poi il mercoledì successe la disgrazia. Infatti io l'avevo invitato, sì, l'avevo invitato per il lunedì di Pasqua, c'ho qui lunedì, io sarò qui perché metti il richiamo se ci sono quaglie, dice no, Giotte si impegna con la famiglia, dice non posso venire. Poi il mercoledì successe quello che è successo. Il contorno lei non l'ha mai conosciuto? Non l'ho mai conosciuto, non c'è avuto mai a che fare. Ma neanche visto? Neanche visto? No, non l'ho visto qui, questo personaggio simpatico è tutto quanto. Ma certo, ovviamente, la simpatia è anche questione di... soggettivo, ovviamente non può essere simpatico. Ma signor Presidente, io le devo raccontare un particolare di contorno. Questo, ci dica. Un particolare. Un giorno c'era lì in azienda Tanuzzo l'autista di papà, e non si poteva dare pace. Ma che hai? Non me lo vuole dire, ma dimmi che cosa, perché era infastidito veramente. Dice, ma che era un po' barbuziente, dice c'è quel, non ripeto la parola, non la ripeto,
non la posso ripetere. Dice, c'è un figlio, devo ripetere però le parole di Tanuzzo l'Autista. C'è, dice, un figlio di Sasacra, para, che viene ogni domenica a Coniglie qui. E che ne deve fare? Dice, no, non è giusto, dice, perché lui se domandasse un permesso, dice, la negativa, dice, no, non verrebbe fatta. Ma chi è sto figlio di Sasacra, para? Dice, è un figlio di Don Antonino Cuncuenno. Cuncuenno, dice, per dire, Cuncuenno per dire la famiglia. La famiglia, signor Presidente. Perciò conosce la mia azienda, un figlio di Sasacra, para, che conosce bene Favarella. Grazie. Che veniva la domenica noi non andavamo lì. La domenica uno si prendeva il riposo e lui saltava e se ne andava a Coniglio. E conosce l'azienda. Viene qui, io conosco Favarella, grazie. Perché non racconta come la conosce? Saltava il muro di recinzione? Sì, è recintato. Lei mi deve fare questa grazia. Deve venire lì per rendersi conto, mi crede. Se lei non viene lì, mi può credere a metà di quello che io dico. Quando verrà lì, lei si renderà conto. La corte. Ma io non esigo risposta, no, non è che poi vi dico le vostre impressioni. Affatto. Ma c'è anche la città sotterranea che vi devo presentare. Signor Presidente, la città sotterranea, la grande scoperta, che hanno mobilitato tutti i mezzi di comunicazione sociale per divulgare questa grande notizia. Sì, io proprio la città sotterranea. E le faccio presente, signor Presidente, sì. Mi scusi che lo interrompo, presente che questa è una grotta creata dal Pagetello e nel periodo della guerra, non so se lei si ricorda del periodo della guerra. Come no? Questa grotta ospitò più di 1000 persone, dico più di 1000 persone, quando suonava la sirena di allarme, tutte dentro la grotta, che le poteva ospitare. Quindi questa grotta che ospitò più di 1000 persone è conosciuta da tutta la gente delle zone. Oggi diventa una grande scoperta sotto il salotto Casa Greco, la città sotterranea. Perché come ci debbono calunniare? Come si debbono costruire queste calunnie giorno per giorno? Questa botola, quella botola che permette di scendere... Ma la botola era che si scendeva, c'è una scaletta, che quando lei verrà lì, lei vedrà che questa scaletta avrà una vita di 2000 anni, che non è costruita ora. E la botola risale al tempo della guerra? La botola è sopra la scaletta, lasciata appositamente. Che mai sia, speriamo che mai ci sia bisogno di andare lì. Servire come rifugio. Speriamo che non ci sia mai bisogno. Ma se c'è bisogno può essere utile. Rina e Provenzano vanno d'accordo? Rina e Provenzano, quello che comanda è totale. E decide è solo di Salvatore Riina. Il Provenzano è un subeco di Salvatore Riina perché non ne può fare almeno. Ci sono uomini emergenti oggi nella mafia oltre questi due? Base principale no, sopra di loro non c'è nessuno. Michele Greco se ne sono servite, c'era Michele Greco, se ne sono servite. È andato a finire in carcere, l'hanno buttato nell'immondizia come una cosa, quel degno che era di buttarlo nell'immondizia, come un infamone.